Veniamo ai giorni nostri. La giostra del Saracino rinasce, questo è il termine corretto, diciamo sotto il periodo fascista, possiamo dire Sì, così? nel 1931 la prima edizione, oggi siamo arrivati a, cioè domani arriviamo alla 133esima, la prima è del 1931, Ecco, quindi la c'è numerazione poi una nasce in quel periodo continuità, lì nasce allora, sì. e i quartieri nascono in quel periodo lì. Tra il 31 e il 32, e questa è la grande Ecco. innovazione, perché prima la giostra veniva corsa a titolo individuale. Nel 600 dai nobili, nel 700, inizio 800 dagli artieri, gli artigiani, però sempre a titolo individuale. I quartieri non erano coinvolti nella giostra. È una innovazione di fondamentale importanza perché in questo modo si coinvolge tutta la città. E l'altra innovazione che è fondamentale è lo spirito agonistico che viene inserito nella giostra, che è quello dello sport del Novecento, che porta i giri, i campionati, le Olimpiadi, da fine Ottocento, inizio Novecento, questo sport di massa nasce allora e viene inserito nella giostra. Innanzitutto io direi che c'è una continuità della giostra, cioè un prima nel periodo pre-fascista e c'è un dopo nel periodo post-fascista o addirittura antifascista. Il fatto che ci sia una giostra del 1904 che vede coinvolto Pier Ludovico Occhini, che era il podestà di Arezzo del 31, beh, insomma, la memoria della giostra c'era, non si inventa niente, anche se allora probabilmente volutamente si disse che la giostra si riesumava Ecco, per accrescere il merito del regime, ma capisco. in realtà non c'era un cadavere, c'era una memoria ben presente. I protagonisti del 31 erano vivi anche 27 e attivi e operanti anche 27 anni prima. E il fatto che dopo la caduta del fascismo, in epoca antifascista addirittura, la giostra non venga emarginata, non venga espulsa dal contesto, ma venga ripresa come evento di festa, gioioso, di fine dell'incubo della guerra, del fine oppure nel corso della ricostruzione, dimostra che la giostra, chi era presente nel 45, nel 48, non la vive come un prodotto del fascismo, perché altrimenti la giostra sarebbe stata condannata a scomparire. A Questo scomparire. io la penso così. Poi la venuta di Pertini, uno dei capi della Resistenza, che dice, che chiede di vedere la giostra in Piazza Grande, la sdogana definitivamente. Però tutto sommato per me la giostra non ne aveva bisogno. Ci Ecco. rimane qualche incrostazione, soprattutto non tutte le persone sono uguali nel vivere un evento che pesa questa eredità, però questa eredità non è. La giostra ha radici più lontane, ma anche come giostra contemporanea, ha radici nell'Ottocento, nel Romanticismo, nella rivalutazione del Medioevo, che l'Illuminismo, Settecento, aveva distrutto, condannato come secoli bui, di barbarie, che è tra l'altro un'etichetta che il Medioevo si porta ancora addosso per certi aspetti.